Comunque un campionato è un calendario, le prime 5-6 partite è altissimo. Dopo la Juventus e il Ballero c'hai l'Atalanta a Bergamo, la Sampdoria a Firenze e il Milan a Milano. Ecco, per cui il turno infrasettimanale, se non ci si sbriga. E se non ci si sbriga, allora, a dare anche spazio a Gabriele da casa, la gente fai tre punti con la Juve, cambia miracolosamente tutto. Ti cambia tutto. Cioè, primo perché sono tre punti. Invece con la salita diventa una discesa. Primo perché sono tre punti, secondo perché li fai con la Juve. Con la Juve, fai felice Comiso che continuerebbe a venire allo stadio. Ma fa felice tutta Firenze. Vai Gabri. Abbiamo una domanda molto diretta da parte di Gilda da casa, che si interroga sull'argomento estremi difensori. Buonasera, una domanda per gli ospiti in studio. Secondo voi sarebbe meglio provare a far giocare di più Terracciano, visti tutti i gol presi in due partite? Guarda, grazie, complimenti. Siamo già per pronti con Dragoschi, via. No, vai dai, Gabri. Ora si può subito. Allora, io non vorrei essere... Sì, che li conosci i tifosi fiorentini. Non vorrei essere tagliente, però se cominciamo la solita tarantella... che ci trasciniamo da Neto Viviano, no, deve giocare Viviano perché è di Firenze, poi è diventato Dragoschi con La Font, adesso c'è addirittura chi auspica Terracciano. Ora Terracciano gli vogliamo tanto bene, un bravo ragazzo, un serio professionista, tutto quello che vogliamo. Musichina di sottofondo, non preoccupatevi, non è un'interferenza, è un cellulare, credo, di qualche ospite, lasciato anche se a distanza, ma il volume a distanza sta a significare che... Io è bello qui pronto, però... No, fondamentalmente Terracciano, io l'ho visto anche nei riscaldamenti, non mi sembra assolutamente superiore a Dragoschi, ma direi che è molto inferiore, anche perché gli faceva la panchina ad Empoli, gli fa la panchina a Firenze... titolare? No, a Empoli non gliel'ha fatta la panchina perché è arrivato a Empoli Dragoschi e... Ma si sono, sì, ok, però si dico... sono scambiati. Tu lo cambi? Lo cambi? Io qualche perplessità su Dragoschi io ce l'ho. Io no. E vi spiego perché. No, è che, allora, gol presi soprattutto il primo contro il Napoli. Sì, quello di mezzo. Grida vendetta. Non puoi andare con due mani su quella palla, vai con una sola e guadagni almeno 20 centimetri. E non pigli gol. Seconda, la prima cosa. Il gol preso contro il Genoa, il primo, non puoi smanacciare come ha smanacciato. Poi ha parato bene. Poi ha parato perché... Ha fatto due o tre miracoli. Certamente, ha fatto delle parate belle e ha tenuto, come si dice, la squadra in partita. Questo è vero. Però il primo gol del Genoa, bambini, su quella palla non ci si arriva smanacciando come ha smanacciato lui. Ma soprattutto, se si vuole, il gol preso, il quarto gol del Napoli, dove sei attaccato al palo e non bravo, ti muovi, il pallone ti passa qui, non ti butti i pugni, non stacchi, lo allunghi, a Insigne quel pallone non arriva mai. Tieni presente, io quel gol non lo prendo mai. Tieni presente, Sandro, che Stefano Ballerini è il portiere preferito di Paolo Sosa. Ho capito, perfetto. C'è un vecchio aneddoto. Ascolta. No, però allora tu se si sprecano, ma io farei non lo prendo mai. Io farei una provocazione. Ma La Font che abbiamo mandato a giocare, fondamentalmente, è realmente peggio di Terracciano e di Dragoschi? Forse è questo l'interrogativo da fare. Ma quello è che siamo lì. Quello, sono d'accordo. Nemmeno La Font mi entusiasmava. Ragazzi, e ha preso dei gol La Font. Voi vi rendete conto che state, virgolette, già bocciando una delle operazioni di un mercato comunque promosso da tutti. No, non bocciamo, sono considerazioni. Non è che sono considerazioni che si fanno, promosso, Giorgio. È sufficiente per non quest'anno. Non si fanno preliminarmente, si fanno a posteriori. Certo. Dopo due partite che la partita secondo col Genoa, io sono d'accordo, io non me l'aspettavo perfettamente con il mio compagno di banco Ballerini, perché tutti nella stessa zona, siamo vicini allo stadio. Infatti, quindi lo vediamo dalla stessa angolazione. Almeno tre gol di quelli su sei che ha preso la Fiorentina in due partite, almeno tre, secondo me, potevano essere evitati. Questo è vero. Il primo e il quarto col Napoli. Ti aprirei un mondo anche sulle fasi difensive. Finisco su Terracciano. Vorremmo allargarlo forse alla fase difensiva. Assolutamente. Il primo del preso contro il Napoli. Ho visto un Milenkovic. Quattro errori individuali. No, ho visto un Milenkovic che mi ha ricordato Tomovic su quel rinvio. Che paragone. No, parallelismo nella circostanza. Non siamo qui per fare i buonisti a buon mercato. E quando mai? Diciamo le cose. Saremmo noi. La seconda cosa, Terracciano, io l'ho visto in alcune partite in America, l'ho visto in televisione ovviamente, però mi ha sempre dato una certa sicurezza anche per il senso. Ballerini della posizione,
Terracciano in porta ci sa stare. Ci sa stare, non è un portiere che ha avuto, diciamo, una carriera sfolgorante finora, però è uno di quei portieri che ti danno garanzie quando vanno fra i pali. Allora, se la... io non ti dico di cambiare subito Dragotti, sì, certo, però la signora Gilda ha avuto l'occhio lungo. Riflettici. Se tante volte nelle prossime due partite ci fosse un problema... Pronti via. Sì, il pacchetto si mette giù. Giro di tavolo prima di andare in pubblicità. La frase di... le frasi di Commisso. Non voglio mettere pressione a Montella, detta in un punto del discorso. Sì. E la frase, se perdiamo anche con la Juventus, guardo le partite in televisione. Sono o non sono una messa di pressione su Montella, Stefano? Sei il presidente, sei il numero uno, sei quello, sei quello che ha pagato la Fiorentina, sei quello che avevi messo tanti soldi sul piatto, di cui per adesso ne ha risparmiato qualcuno, poi vi spiego magari perché. Lui è il numero uno, lui può dire tutto quello che vuole. Ma è una pressione su Montella o no? Assolutamente sì, ha smentito le fake news, però la classifica è quella, i numeri di Montella sono quelli, davanti il calendario, ripeto, è Juventus, quello, sì, Atalanta, sì. Parma, Milan e Sampdoria. Sampdoria, Milan, poi Udine. È dura. O svolti o entri ufficialmente in crisi subito, allora ci sta di tutto. Stringato. Fondamentalmente credo che Commisso in quella circostanza sia stato più di colore della serie, per fare la battuta se perdo... Le Firenze incominciano ad accusarlo troppo di americanate. Lo so, però lui è così, cioè prendere o lasciare. Quindi credo che un po' di pressione a Montella ci sia, magari non volutamente, ma non è Commisso che gliela mette. Io penso più che sia se stesso e soprattutto Pradè. Io credo che proprio un po' di pressione anche a Pradè, no? Perché sì, ha speso meno soldi di quelli che avevo messo a disposizione, no? Certamente lui forse è un po' come noi, è uno di noi, gli si dice Rocco, uno di noi, in questo senso anche lui si aspettava qualcosa di più. All'inizio c'erano anche per Diego, forse la Fiorentina non si è voluta far prendere per la gola, sì, da eccessive richieste, preciso, per quel tipo di giocatore. De Paul è arrivato lo zio Tom dall'America, 40 milioni soldi, per no? De Paul erano una ma io volevo dire, scusi, ma anche 32 Commisso, nel senso la allora, seconda, il fatto che sia seconda, così folcloristico, così volemo se bene in campo, feste, baci, abbracci, sciarpe, bandiere e tutto. Cioè, secondo me gli ha voluto dire, sì, vabbè, tutto, però io non sono qui a farmi prendere non in giro da nessuno. Anche perché... Non sono un biscotto, te ciccino. O se arriva qualche risultato, se no, te il panettone non lo per mangi. Per sposare la tesi di Sonia, ti dico che in conferenza stampa ero lì, quando ha detto, no, per questo primo anno ho bisogno di tempo, sebbene io sono uno da fast. E l'ha detto in inglese, e l'ho capito, chiaramente, era di facile lettura quell'inglese lì. Poi dopo però ha detto, però prossimo anno no, io voglio vincere. Quindi... Cioè, pressione. Non vuole che passasse allora, tutto pressione. Va bene, sono ben felice, anche, contento. Ho avuto l'impressione invece, di una cosa per vincere, ma l'impressione che Commisso sia anche un po' scaramantico. Come no? Molto. Allora lui dice, ho visto due partite dal vivo con l'Indiana. Che sono andate male. E a Genova sono andate male. Se va male anche la terza non vengo. Credo che la chiave di lettura, scusa, della frase sia questa, sì, qui sia più, ti ripeto, scaramantica. Porto male, non vengo. No, questo non lo penso. Però comunque dice, almeno fare... finché non vinciamo non ritorna allo stadio. È come quando Andrei non lo andava a guardare negli occhi. Però vedi, la situazione di Montella invece secondo me è più pericolosa sull'altra frase. Quella, la Fiorentina a Genova non mi è piaciuta tanto. Sì. Ecco, questa... Perché sta a significare che è uno che forse ne capisce qual è stato e che non lo puoi prendere. Se diceva mi è piaciuta a Genova, hai tirato indietro, non hai avuto il coraggio di riproporre la Fiorentina che ha maramaldeggiato perché la partita con Napoli ce l'hanno rubata, nonché scippata. Se tu a Genova scendi con Vlahovic immediatamente, perfetto, tieni il baricentro alto. Stefano, cosa avevamo detto te e io la settimana scorsa davanti ci vuole una a punta. Giorgio? Che ce l'hai? A Genova usala. Dovevi giocare subito con la punta. Fermi tutti, adesso deve giocare la pubblicità. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese.
accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Extra, energia al futuro. Avevo sete. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Il Crostino. Scandicci. Alle porte di Firenze. Da più di 20 anni la stessa gestione. Spaghetteria, pizzeria, pub, forno a legna, pizza a lievitazione naturale, antipasti e primi inimitabili. Dessert di propria produzione. Il Crostino. Punto in Viola. A cena sempre aperti. Via Vivaldi 45. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Meeting internazionale antirazzista di Arci torna dal 4 al 7 settembre a Cecinamare. Cittadinanza, accoglienza e antirazzismo, dibattiti e tanta musica. Ospiti Guido Catalano, ministri Giovanni Truppi, Maurizio Maggiani, Campos e tanti altri. Ingresso libero. Info www.mia-arci.it e pagina Facebook. Bar Valentina a Prato, aperti 364 giorni all'anno, dalle 4.45 alle 20. A tua disposizione per colazioni, merende, punto pranzo, enoteca. Rivendita pane fresco tutti i giorni e cioccolata delle migliori marche. Bar Valentina, un solo bar per 1000 servizi. Da 20 anni a Prato in via Roma 465, sempre con la solita gestione della famiglia Gheri. Seguici anche su Facebook. Proseguiamo allora in questa analisi, discussione di questo momento della Fiorentina, perché innegabilmente siamo partiti dalle sensazioni di Montella mutuate dalle sensazioni degli ospiti in studio, di Commisso mutuate dalle sensazioni degli ospiti in studio, siamo passati attraverso la posizione di Montella che è chiaramente quella maggiormente a rischio, però non si può non fare un passo indietro, tornare al 2 di settembre e tirare la riga sulle operazioni di mercato. Perché vi faccio vedere dei dati presi dalla Bibbia del mercato, guarda bella che la è grafica. Transfermarkt, sono stati 22 gli acquisti della Fiorentina per un totale di 41 milioni più bonus legati ai singoli contratti incassati. Gli acquisti più onerosi sono Lirola, Pulgar e Pedro, li vedete, 12, 10 e 14, quindi complessivamente 36 milioni di euro. Sono comprensivi dei rientri prestito? Sì, 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 okay. Sì. Le cessioni comprensive di quelle che sono riandati via in prestito, okay, sono state 28 per un totale di 43 milioni,4 incassati più i bonus di cui sopra, e i maggiori incassi sono stati Veretù 16, Simeone 16 che fa 32. Però prossimo anno incasserai 16. Sì, vabbè, ma sul bilancio li metti, sì, ora. Sì, sì, certo. Ugo 37, per cui 36 spesi, 37 incassati. Io società dico che ho fatto un gran lavoro. 50 operazioni complessive. Soprattutto hai fatto un gran lavoro, Giorgio, perché dovevi io società economicamente parlando. Non solo economicamente parlando, te avevi anche numericamente parlando. Sono più 6. Perché avevi una rosa di giocatori da più dover sei piazzare che... Corbino avrebbe detto, avrebbe usato un'espressione, sì, che per me non si deve usare perché ci si riferisce comunque a dei giocatori, a dei professionisti. Però la Fiorentina aveva la necessità di piazzare tante persone. C'è quasi riuscito. Sono state piazzate. Qualcosa, non ho c'è, paura, è rimasta qualche zavorra. Qual è la mia intervengo per dirvi che è finita al Franchi. 1-0 per la Fiorentina. Fiorentina batte qual è la mia preoccupazione? È la prima qual era da prima da e la mia sensazione, Giorgio? Che Pradè
preso dalla necessità di piazzare tanti giocatori, abbia perso un pochino la, invece di vista gli obiettivi, perché qualcuno di quegli obiettivi che poi si sono, sono sfumati come neve al sole, sono evaporati, qualcuno si poteva anche prendere. Poi ci hanno detto che Sassuolo non voleva mollare Berardi, l'Udinese non voleva mollare De Paul, la Sporting Lisbona non voleva mollare Rafinha. Ecco, L'Inter non voleva mollare Politano, che tu non gli hai dato chiesa. Sì, Politano è fra i quattro quello che mi aveva in qualche modo... Se anche modo non viene, Politano è uguale. Entusiasmato meno. Quelle le dritte che ci ha dato. Ma uno di questi tre, e posso dire che fra i tre mi sarebbe piaciuto più di tutti quel Rafinha dello Sporting, che mi sono messa a guardarlo. Allora, non soltanto gli highlight, no? Come si dice, però ho visto qualche partita intera. E questo sa giocare a pallone, non a caso, mentre si discuteva del suo passaggio alla Fiorentina, questo ha cominciato a fare dei gol eccezionali. Allora. E quindi ha aumentato, però Pradè, uno dei tre, secondo me, avrebbe potuto prenderlo. Sonia. Volevo solo precisare, è una battuta, poi riscendo la linea, aspetto il turno, che a domanda precisa Pradè ha specificato i numeri che abbiamo visto, che tu hai pubblicato, sono quelli. Ma lui ti ha detto che la campagna acquisti è terminata con meno 5 di perdita, che è una cosa risibile. Comis ha detto: non me ne frega nulla delle plusvalenze, ci metto soldi, non ho problemi di nessuno. Ha detto, ricordato, che c'è un pizzichino di problema con il fair play finanziario, che per me è una cosa che colpa delle gestioni precedenti. Sì, ma non è, il fair play finanziario, come ha detto il dirigente dell'Atalanta, è una roba che si butta nel cestino della carta, non conta niente. Per alcuni conta, per altri no. È una cosa aleatoria, non si sa bene che cosa sia. Però comunque questi sono dati alla mano. Poi, guarda Stefano, prendete pure il giro. Ti riprendo un attimo, un secondo. Commisso davvero non vada a spese. Ora vi dico un'altra cosa che non c'entra nulla con la campagna acquisti. Però mi hanno rivelato una cosa. C'era una spesa che sarebbe dovuta essere... addebitata al comune, ecco, prima della prima partita di campionato. No, ho impiegato 2 minuti. Quant'è? Pronti? Via. Bravissimo. Andare. Ci ha impiegato 1 minuto e mezzo a tirar fuori questi soldi che non sono tantissimi nella ma sua sono ottica. Sono comunque nella soldi nostra, che doveva cacciare il comune. Nella mia ottica sarei andato subito a Sonia, vendere chissà che cosa. Hai un po' di rammarico nell'aver saputo che c'erano 40 milioni a disposizione che alla fine... questi 40 milioni non sono stati spesi. Pradè ha detto spendere per spendere, io non spendo. Sì, te l'ho detto prima. Io sinceramente un briciolino di rammarico sì, perché qualcosa in più mi aspettavo, forse dovuti all'entusiasmo che Rocco ha portato, ai discorsi sul non ci sono problemi economici. Quindi ti aspettavi, o non dico che arrivi Messi, se no si sarebbe imbecilli, ma Ribéry, che arrivasse. Intanto, Sì, Ribéry ha dato una visibilità e un eco al mercato della Fiorentina, alla Fiorentina stessa, che era secoli che alcune emittenti o pay TV ci si infila di pezza, capito? Ecco, quindi questo va bene. Però qualcosina mi parli, li avete tutti detti voi, calciatori di quali si è parlato tanto, poi non ne arriva nessuno. Più che altro perché mi rendo conto che la Fiorentina ha delle carenze. In difesa io ancora tranquillissima, non mi sento. Abbiamo parlato di Pezzella, Milenkovic, che mi sembra si trovino un attimino in difficoltà. Non so se Pezzella non era più abituata a trovarsela accanto, Milenkovic visto giocava terzino destro. Ma insomma, per dire, questa può essere una battuta. Il centrocampo c'è. Leggerino. Leggerino, può anche essere se... che Pezzella non accetti o non digerisca tantissimo il modo di giocare di Montella. Ho capito, cioè te ne devi fare una ragione. Tant'è vero che quest'estate è stato quasi allettato e vicino a dire vado a Roma. Però se la Roma resti a Firenze... Pezzella è stato anche quello che nel passaggio Montella-Pioli è stato quello che maggiormente ha fatto capire che lui stava dalla parte di Pioli. In questo caso qualcuno ha palesato difficoltà maggiore di altro, considerato che abbiamo detto che della vecchia gestione, della vecchia squadra, erano rimasti solo 3 o 4 dei calciatori, allora a quel punto davvero andava ceduto un calciatore che non si riconosce o non avalla o non capisce il gioco. Nemmeno noi si capisce, ma so, che vuol fare Montella. Ecco, il concetto era questo qui. Quindi
un po' di delusione c'è, però poi faccio, sì vabbè, ma sono arrivati a giugno, hanno dovuto rifondare, ristrutturare, riorganizzare una società, hanno trovato un sacco di giocatori, un sacco di situazioni da sistemare, un mercato da fare in poco tempo. Quindi io con 65 super dichiarati riconosco che ci sono delle carenze, riconosco che ci che possono essere stati fatti degli errori, però non mi sento di dare né insufficienze né fare polemiche per l'operato di Pradeccolo, della società in questo momento. E vi ha dato più noia nella valutazione del mercato il mancato arrivo di uno di questi quattro nomoni o essersi resi conto che davvero, fatto salvo Pedro, che è un'incognita, manca la punta? Vai, Ste. La punta, volevo dire, se, e gliel'ho detto anche a, in sala stampa, a Daniele Pradelli, gli ho detto, alla mia domanda, non rientro più a riparlare del mercato, gli ho detto tra l'altro, bene, bravo, 7 più, se esplode Pedro anche di più, se esplode Pedro e tutto è a posto, non ci sono problemi muscolari, non ci sono ricadute, l'attacco è a posto. Se Pedro ha dei problemi e non ingrana, l'attacco è molto molto leggerino. E lui che ha detto? E lui ha detto, ha preso atto, non poteva dire nient'altro perché ti ha specificato che la Fiorentina blinda Chiesa, che era richiesto prima dall'Inter, gliel'avevano mezzo promesso, poi alla lui Juventus e che della Valle io. Gliel'avevano promesso, la Fiorentina blinda Chiesa. È logico. Bene. Che le grandi società a cui tu vai a chiedere determinati giocatori si chiudono al riccio e non ti danno quello che tu vai a chiedere. Tra l'altro ricordo che Pradè disse, quando si presentò, che ci sono due società con cui anche le più grandi società potrebbero non poter lavorare. Udinese, la sua ex Udinese, Pozzo è un tagliavolo, e la Sampdoria, che è una società che potrebbe avere un iter in ascesa, ma che ha iniziato peggio di noi. E che ora cambia. Con quelle società difficilmente si possono fare gli affari. Vado un po' controcorrente dicendo che alla fine nelle scorse campagne acquiste però eravamo abituati, ahimè, ad arrivi di giocatori come Max Oliveira, Toledo, Dix, vado avanti, Cristoforo. E Tino Costa, Falcinelli, Benalouan. Alla fine non ho ancora trovato posto ora, pensa te. Allora, io giocava a Perugia. Pensa te, però dico, fatto un passo da l'hai preso a gennaio come mercato di riparazione Falcinelli e hai avuto Tino Costa, ma potrei andare avanti non so quanto facendo venire Lucia, Gil Dias, mi fermo qui, basta, non abbo più volta. Sono arrivati giocatori comunque che per un motivo o per un altro possono dare un qualcosa alla Fiorentina. Io mi fido molto di Daniele Pradè, è chiaro, sono contento come lui, un po' all'80%, però vorrei fare un'analisi su Ribéry. Sonia mi ha dato un ricordo di un articolo che ho scritto qualche settimana fa, chiaramente all'arrivo di Ribéry, prendo solo come riferimento il profilo Instagram della Fiorentina. Bene, sappiate che la Fiorentina aveva il primo giorno di Ribéry 535.000 seguaci, il che vuol dire persone potenziali alle quali potevano vedere quello che la Fiorentina postava e metteva. Dall'avvento di Ribéry, oggi in tempo reale, ne ha 568.000. Ribéry ha un'incidenza di 4.900.000 follower su Instagram. Questo per dire cosa? Che l'arrivo di giocatori come lui, come Boateng, la Fiorentina ce n'era 500, 35.000, sì, ora in questo momento, Sandro, 500, che ti sto parlando, alle 21.59 del 6 settembre, 568.000. Sì, quindi sono aumentate di poco. Insomma, 30.000 comunque persone. 30.000? No, perché avevo capito 4.000. Anch'io avevo capito 4.000. Io ho capito, 35.000, 535.000. No, ho capito. 535, 568. Sì, sono 30.000. Comunque, l'arrivo di questi giocatori, e da quel punto di vista lì sono tanti numeri, ti portano una crescita del famoso bacino d'utenza. Queste parole che ora io e Sonia abbiamo depennato dal nostro vocabolario. Assolutamente. Benissimo. Però ti portano una visibilità diversa. Mediacom, con l'affissione del main sponsor sulla Fiorentina, ti porta un'ottica diversa. Quindi massima fiducia in Pradè. Sono contento all'80% perché su De Paul ti potrei aprire un mondo. Meglio di no. Però apricelo, se in tre secondi ce la fai. Tre secondi? De Paul, 28 più 5 di bonus, sì, 33. Era
33 era la richiesta accettata dall'Udinese, che poi ha fatto dietro fronte perché gli voleva appiccicare Okaka nell'operazione, giocatore che non interessava assolutamente né a Pradè né a Montella, che gli volevano casomai girare Benassi. Non se ne è fatto di niente. Okaka, la lite con Pozzo è arrivata 10 minuti prima della presentazione. Posso di Okaka fare una provocazione, scusate, sì. Posso? Una sola? Per ora, è legata, legata a De Paul, ma che sarei stata contenta anche io venisse, ma se è un così grande calciatore, perché non l'ha preso nessuno? Come mai gioca ancora nell'Udinese? Perché costa tanto e perché è un giocatore... Capito, ma se è così bravo, se tu mi permetti, le strisciate o la Roma o il Napoli, non eccetera... Non è dalla, nella fascia delle strisciate, come le chiami. È da Fiorentina, se vogliamo, Fiorentina, in una Fiorentina che punta all'Europa League. E allora fanno bene a non farsi pigliare per il collo per un altro posto. E infatti, Pradè, è il messaggio quello che ti ho detto prima, non si è voluto... Sandro, magari ti dice, ti ha anche detto, spero di non dover ricorrere al mercato invernale, meglio il mercato prossimo. Se dovessimo ricorrere al mercato invernale significa che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Prima di venire da te vado da Gabriele, perché a proposito di questa mancanza della punta, visto che, ripeto, Pedro è un'incognita, Gabriele ha studiato l'andamento dal punto di vista dei gol fatti, comunque rapporto col fatto gol subito nelle 5 stagioni precedenti. Vai Gabri. Sì Giorgio, partiamo dalla stagione 2014-2015, chiedo alla regia se possiamo andare in onda, eccola qua. 2014-2015 appunto sono stati più i gol subiti nelle prime due giornate con 2-0. 14-15 era l'ultimo Montella, giusto? Esatto, sì, ultimo Montella, mentre la prima stagione di Paolo Sosa finì in pareggio, diciamo, il bilancio gol fatti, gol subiti, 3-3, 16-17. E anche l'anno dopo ancora Sosa. Esatto, quindi Sosa ha fatto due stagioni finite e terminate in pareggio nelle prime due giornate nel rapporto gol fatti, gol subiti. Prima stagione di Montella, di Pioli, scusate, un gol fatto, 5 subiti. Ultima stagione di Pioli con il 6-1 al Chievo, lo ricordiamo, che non è verificato, è falsificato. Però vedete, così come, grazie Gabri, così come l'analisi del numero dei punti fatti nelle prime due giornate di campionato delle 5 anni è coerente anche l'andamento dei gol, anzi sì, però... quest'anno forse ne hai fatti un po' di più perché hai fatto 4 gol. Sì, ne hai presi 6. Sì, ma soprattutto a me è rimasta sul gozzo la partita di Genova, così certo, come è rimasta a commissione. Tornando alla tua domanda, allora io mi auguro che Pedro non abbia fatto spendere alla Fiorentina in vano questi 14 milioni. Sì. No. Mi auguro questo, ma soprattutto la cosa che invece mi preoccupa di più è il centrocampo. Il centrocampo della Fiorentina contro il Genoa, che non sembrava sulla carta un grande centrocampo, in realtà il centrocampo del Genoa con questo signore che si chiama Schön. Ecco, ha fatto una partita che chiaramente non era all'altezza del centrocampo della Fiorentina. Se tanto mi dà tanto, questo mi preoccupa, contro una Juventus che credo che valga molto di più del Genoa, perlomeno un po' di più. Kedira, Matuidi, bravo, e Pjanic. Ecco, mettici chi ti pare. Comunque tu la giri. Ecco, noi possiamo opporre Badel, Pulgar e Castrovilli. Castrovilli è il ragazzo che comunque mi dà più affidamento di tutti in questo momento. Però il problema lì è Badel, che io ribadisco, non voglio essere, mi dicono che sono disfattista, ma Badel secondo me non era il giocatore che poteva servire. Mi auguro è questione di punto. Io credo che sia in ritardo di condizione. Questo Badel, allenatore del Napoli, della Juve, dico ai miei marcatori: mi fermate immediatamente Castrovilli. Castrovilli ha giocato tutti i palloni delle prime due partite al massimo con 3 tocchi. Vai a vedere tutte le esattamente, siamo d'accordo. Metti un mastino a questo punto, fermato Castrovilli al primo possesso. Non so se abbiamo ragione tutte e due o se abbiamo torto tutte e due, ma è così. Sull'acquisto di De Paul, per chiudere la parentesi. Stasera ha fatto un esperimento, me l'hai detto te, ha messo Pulgar davanti alla difesa. Perché probabilmente anche lui si è accorto che questo Badel davanti alla difesa non ti dà. Non fa la cerniera, ed è qui che volevo arrivare. E non fa la cerniera, ma è giusto. Se levi Pulgar da questo centrocampo e lo arretri, non passi la linea. E secondo, ti tocca riesumare un Benassi che è stato sostituito oggi per disperazione, perché
è in una fase evanescente. Allora, scusa, la chiudo. Lo vedi che con un centrocampo di questo... hai problemi in difesa, non c'è dubbio. Hai un centrocampo che contro una squadra che ha un centrocampo buono, ce l'aveva il Napoli, buonino, buono direi. Io. Il Genoa è stata una sorpresa, normale. Ma c'è questo signore che si chiama Schön, è quello che ha fatto girare tutta la squadra. Sarebbe stato, come dice il mio pro De Caselli, il giocatore ad hoc per la Fiorentina. Arrivati a questo punto, nell'introduzione ho detto ormai è esploso chiaramente un caso all'interno della Fiorentina, che è quello di Federico Chiesa. Perché... La tocchi piano, eh? Vabbè, ragazzi... Vabbè, gli hanno toccato queste... piano anche le ICT, mi sembra, no? Ma mi sembra che se la sia tirata piano lui. Certo che sì. Cioè, il voto più alto che ha avuto è dalla nazione Chiesa in nazionale, perché tutti gli altri hanno dato 5 e perché, mezzo. Perché la nazione parte da 2 anziché da 0, per forza. Perché ne vuole mezzo, 5, 5 e mezzo. Mio amico Angelo Sergente. Ma anche lei ha deciso di non fare la pagella. Salomonico così. Grande santo. Però vedi, anche nelle partite della Fiorentina... Anche nelle partite male. Della Fiorentina non è andato bene. Male. Ora la domanda è come dice Mancini, bisogna che si dimentichi il passato e ritorni a divertirsi. E io che sono nato vipera con buona pace dei miei due scomparsi genitori, ora, se il campionato finisse ora ovviamente, ti dispiace che sia rimasto? Sono un po' su pensando che 60 più 40 fanno 100 milioni, sì. Con 100 milioni potevi fare quello sì, che ti pareva. Sì, devo dire, allora, 100 io non sono, te davano, sono contenta del... No, allora, 40 che aveva messo commisso, ah. E il mercato ne avevi 100. Dal momento che Rocco si è presentato dicendo che non vendeva Chiesa, se l'avesse poi venduto avrebbe fatto una figura veramente cascina. Come Pontello con Baggio. Appunto, e quindi non credo che sarebbe stato un buon biglietto di presentazione, no? Di contro, io spero che Rocco lo pigli in separata sede, gli dia due scappellotti, sani scappellotti, e per fargli capire che, amore santo, sei rimasto qui, e devi giocare. Perché ridi? Perché, sì, perché ora poi faccio una domanda a Stefano su quello che stai dicendo. Ecco, no, perché per me, è rimasto, cioè a chi c'ha a giocare col dolore di corpo, con le palle girate? Per quale motivo? Cioè tu sei in campo, devi fare il professionista, cioè col Genoa ha sbagliato il gol all'inizio, basta. Poi sei sparito, turbato, probabilmente è rimasto sturbato il bambino dall'errore, e che gli ultimi 5 minuti è riuscito, ha fatto un recupero al centrocampo, cioè guarda bravo, si sveglia però... Tardi, secondo me si deve dare una regolata, Stefano, ma una bella regolata si deve Stefano, dare. Stefano, però... Mettiti nei panni di Federico Chiesa. Che bellissimi, nessun Stefano, problema. Mamma mia. Mettiti nei panni di Federico Chiesa. Sì. Resti la bandiera, pim pum pam, pim pum per. Niente arriva, bandiere. Arriva Ribéry, guadagna doppio di te. E ti hanno levato la fascia di capitano per darla a Padre. No, e la famosa pressione... Guadagna doppio di te e tu, se fossi andato via, guadagnavi il doppio di Ribéry. E guarda bravo Super Taverni che ti scrive Under Pressure, come cantava David Bowie e i Queen negli anni addietro, che gli hanno tolto la pressione al buon vecchio Chiesa. E invece ce l'ha la pressione, perché deve dimostrare ora di essere giocatore. Niente, in questo aspetto ne ho parlato con Gabriele nella parte finale del Super Sport dall'altra parte... sarei curioso di poter essere una microspia che entra in un orecchio della testolina di Federico e va a vedere, a spiare, a capire cosa gli frulla nel cervelletto. Non ho ben capito come si sia divenuti a fermare le voglie di cambiare area di Chiesa, non ho capito se è stato tutto merito di Enrico papà o della mamma o del fratellino, o se lui la mattina facendosi la barba, guardandosi allo specchio, se non aveva uno specchio d'ebano, ha riconosciuto di aver firmato un contratto, ha capito che il nuovo proprietario dei contratti vuole che si rispettino, ha abbassato le orecchie e nonostante tutto ha dovuto decidere di rimanere ob torto collo. Però. Questo non l'ho capito sinceramente, e quello di cui mi sono fatto domanda appunto con l'amico Gabriele, nuovo acquisto di Firenze per la Supersport, è... Perché la Fiorentina abbia fatto tutti questi grandi programmi, proseliti, raddoppio di stipendio, premi e quant'altro, la fascia di capitano, l'uomo più rappresentativo, ergo, gli ha elevato la fascia di capitano, è arrivato Ribéry, come giustamente hai detto, guadagna più di lui, la fascia di capitano va a Badel, rientrato dopo che se n'era voluto andare Badel. Via.
il vice capitano. E pensare, appunto, e perdi l'una e l'altra. Non l'ho capito, forse questo aspetto è stato gestito mica tanto bene. Sandro, vengo da te con, riprendendo la parte finale di Stefano, aggiungendo, ci sta che sia un po' di inesperienza gestionale di cose di calcio del management, parlo di Commisso e Barone, perché comunque sia ora te hai il rischio di avere un ragazzo se continua a giocare col Musino si deprezza e se l'anno prossimo lo vuoi vendere col piffero che pigli 60 milioni. No, di più, era 70, allora, con, come avevamo detto noi, una inizio di rifa internazionale che si sarebbe dovuta far partire da 100 rilanci di se 10. Chiesa è quello di ieri sera visto con sì, l'Italia, sì, 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 deprezzato se qualcuno te ne dà 40 sono tanti. Allora, il problema è un altro, dunque, l'ha detto prima Sonia ed è quella la verità, cioè nel senso che Commisso non poteva vendere Chiesa, questo era fuori dal mondo, perché ma davvero... perché si era impegnato, no, o perché credeva stati, davvero è che stati, era no. Chiaramente è stata la prima cosa su cui si è arroccato e ha dovuto portarla in fondo. Lui non poteva presentarsi dicendo venderò Chiesa e farò una grande squadra. Lui si è presentato a Firenze con un obiettivo. Dice qual era uno dei rischi che stava correndo la Fiorentina? Quello di perdere Chiesa, giocatore più rappresentativo, giocatore che tutti volevano e giocatore che fra l'altro aveva già parlato anche con un'altra società, cioè, e va bene. Quindi Commisso dice no, io sono uno che ho, l'ho detto anche l'altro giorno, ho visto che ho messo insieme Mediacom vendendo un'altra, insomma, quindi uno che sa fare gli affari. Quindi dice no, Chiesa non si tocca. Poi però che cosa hanno visto? Che cosa ha visto Commisso? Che quando è andato negli Stati Uniti, Chiesa, gli ha detto che la prima partita, le prime due partite, non voleva giocare. Questo, siccome è un signore che sicuramente conosce le cose e se che dice se una la cosa... Lega, e se la lega al dito. E allora hanno cominciato a dire, benissimo, intanto te la fascia di capitano non ce l'hai. Ma mi pare anche giusto. E devi anche, io credo che poi può essere vero che forse la gestione non era la più corretta di tutte, quella di metterlo di togliergli la fascia, quello di arrivare, di far avere Ribéry che guadagna il doppio di lui, e questo che è ci corretto, sta tutto. Aver preso Ribéry è un grande affare, un gran colpo societario, sì, per carità. Per ora è un grande affare più mediatico che sul campo, poi speriamo che anche sul campo l'affare si rivelerà. Ribéry a parametro zero sempre. Però si anche è giustissimo che, visto dall'ottica di Chiesa, Ribéry, la fascia di capitano che sparisce, eccetera, sono dei segnali. Però sono dei segnali che un ragazzo di 21 anni, 21-22 quanti ne ha, ecco, deve, diciamo così, valutare in positivo, non in negativo. Io, vedi, non ho mai invidiato nessuno in vita mia, e anzi ho detto... voglio emulare, non invidiare. Quindi doveva essere anche Commisso, ha pensato che Chiesa con qualche piccola punizione, ma fra virgolette, ecco, fosse motivato a fare di più. Invece qualche ragazzo piccolo pungolo, non è stato un pungolo. Lui ha giocato nelle partite anche contro il Napoli stesso, non è, mentre la Fiorentina stava andando, lui insomma non c'ha era Musino, al Musino, sì, al non Musino, ha mai vinto un dribbling secco. Faccio una provocazione, ha sempre rimbalzato laddove sul finale della stagione, comunque essendo quello che ci ha tenuto in Serie A, l'uomo lo saltava e saltava magari anche il secondo, magari picchiava contro il terzo. Io vi ricordo, in queste prime due partite però nel famoso Stefano, nella stagione scorsa almeno lui qualcosina prima del disastro l'aveva fatto e aveva trovato soprattutto una cosa che gli è sempre mancata, la porta, non la trovava, non ora, ha Gabriele, cominciato a trovare Gabriele e Sonia, e poi vado da Gabriele, sì, poi andiamo in pubblicità. Una piccola provocazione al volo: Ghezzal, che stasera ha fatto l'esordio, ha giocato un ottimo spezzone, lo metto così in un turbinio, titolare contro la Juventus, metto Chiesa a sedere, Chiesa mentre nel secondo tempo spacca la partita, se la meriterebbe secondo me un po' di panchina terapeutica. No, volevo dire un'altra cosa, cioè... Dilla. Ti ho scosso, Si può, io volevo dire una cosa, visto che mi rivolgo a chi è un attimino, ora non è che sono particolarmente social, ma insomma, volevo dire che comunque Federichino Nostro, il suo atteggiamento di questa estate... Quando Sonia incomincia col Federichino Nostro, addio. Il suo non dire niente, il suo andare in America a capochino, questo abbraccio... Solo foto della nazionale italiana. Tutto così...
non è che fra i tifosi, guarda, il fatto è se gli hanno tolto la fascia al capitano, ha perso dei bonus. Niente fascia al capitano. La fascia sembrerebbe che sia stato lo spogliatoio, assolutamente d'accordo. Lui ha perso molto agli occhi. Non voglio giocare in America. Io non discuto il valore tecnico di questo ragazzo, per amor di Dio, sarei veramente pazza. Però devo dire, l'atteggiamento con cui si è comportato in estate e come sta affrontando il campionato ora, a me non piace e credo non piaccia tanto. Guarda, hai sbarcato in America, commisso gli disse subito, dice, dai, vuoi giocare? Chiesa gli rispose, ora è meglio di no. Gabriele Taverni, l'ultima battuta te la regalo, poi andiamo in pubblicità. Giusto, introduco una piccola novità di quest'anno, perché abbiamo effettuato sulla nostra pagina Facebook un sondaggio sul mercato della Fiorentina. Avevamo due possibilità, quindi o buono o non buono, quindi o deludente o abbastanza positivo. Abbiamo messo per il momento l'83% dei votanti, insomma, valuta il mercato della Fiorentina abbastanza positivo. E Chiesa, secondo te, merita abbastanza positivo? Chiesa, secondo te, sposi la posizione oltranzista di Gabriele Caldieroni in panchina contro la Juve? Ma no, io aspetterei altre due partite, dai, ancora. No. Contro la Juve no, contro la Juve lo farebbe. Juve ti farebbe bene. Andiamo in pubblicità, poi partiamo con il fotoquizzone di Stefano Borgi. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia, ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra, metto la mia energia per dare valore alle imprese, accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra, energia al futuro. Viva l'estate! Wow, caldo, poca energia. Prova Sostenium Plus Estate. Integratore che ha sali minerali, aggiunge vitamine e l'effetto energizzante della creatina per scattare anche d'estate. Sostenium Plus Estate, molto di plus. Sillab è in realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere. Sillab è presente sui territori con numerosi punti prelievo, laboratori di analisi moderni e innovativi, centri polidiagnostici per medicina specialistica, medicina del lavoro, formazione e servizi alle imprese, medicina dello sport, analisi alimentari e ambientali. Sillab in Toscana è tutto questo. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. Nella splendida cornice di Piazza Buon del Monti a Impruneta, l'ente Festa dell'Uva presenta un programma articolato, fatto da cene, mostre, mercatini, la proverbiale corsa dei carretti e naturalmente il Peposo Day, manifestazione dedicata al piatto tipico di Impruneta. Dal 1 al 29 settembre, un programma che pone al centro Sua Maestà l'Uva e che vede il suo culmine con la sfilata a spettacolo domenica 29 settembre dalle ore 14.30. Assisterete ad una manifestazione unica nel suo genere, nella quale i quattro rioni del paese si contenderanno a colpi di scenografie, coreografie e sceneggiature inerenti all'uva l'ambito trofeo in terracotta. In diretta su questa emittente domenica 29 settembre a partire dalle 14.30. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività? Certo! È il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre dal lunedì alla domenica pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per 1000 servizi. Breschi e Melani, da oltre 40 anni installazione e manutenzione impianti civili ed industriali di condizionamento, riscaldamento, idrosanitari e energie rinnovabili. Per un preventivo o sopralluogo gratuito e senza impegno 0573 28 341 oppure www.breschiemelani.it. Breschi e Melani, da oltre 40 anni al tuo servizio.
Allora, piccola pausa di divertimento, ma soprattutto di prova di conoscenza di vita della Fiorentina con il fotoquizzone. Parole e musica di Stefano Borgi, ovviamente fotoquizzone dedicato a Fiorentina Juventus. Mancherebbe altro. Fotografia, eccola. Sì, ciao. Madonna. È un rigore. Sì, bravo. Fin lì, sai come devo dire. Ho vinto. Sì. Chi, no. È finita qua. No, non è qui, non è. Chi è? Sì, ciao. Chi è? È un numero 5. Numero 5. Sì, sembra. No, se, non ci traviare. Dove siamo qui, a Firenze o fuori? Firenze. Firenze, secondo me, sì. Non è campionato, ma è Coppa Italia. No. Ovviamente gli avversari... Che anno era? Sono Gobbi, si vede bene. Dalla maglia. Che anno era? 1985. O è un 6, aspetta, perché 5 o 6... Ho un 5 o un 6, quindi comunque era un difensore, un libero, un qualcosa del genere. Bravo. Ho vinto, mica Passarella. Bravissimo, Sandro, è proprio infatti, il rigore. Stavo guardando, ho visto Mancino. La postura. Mancino. È Daniel Passarella. Già, poi Mancino, è vero. Mancino, ma questo è giusto per scaldarci. Ma non era questa la domanda. Non era questa la domanda. La domanda, certo. La domanda, che è soltanto una parte di domanda, è... Questo rigore, che avete visto in foto, ebbe una particolarità che nella storia calcistica si è visto e si vede rarissimamente. Ha bucato la rete. Vediamo il filmato. No, ha indovinato. Se ho indovinato, vediamolo. Questa è tutta l'azione che ci hanno dato un rigore Monelli la che lancia Massaro, contatto non con c'è, Stefano c'è. Tacconi. Ci ho preso! Avevi ragione, ci hai preso! Davvero? Ci hai preso, sì, sì, ha bucato grande Calderon! Ha bucato la rete, no, ha bucato la bomba di Passarella! Infatti, vedi, sono andati tutti lì a vedere il buco nella rete, l'arbitro Magni di Bergamo, che fu coraggioso nel convalidare, grande, perché sai, può succedere qualcosa di imponderabile. Ragazzi, ho fatto anche l'arbitro, cosa può succedere? Non ci avrei scommesso che ti veniva. Hai avuto una botta di fortuna esagerata. No, dottor Michele, nell'85 non sei neanche nato. E che vuol dire? Però intuizione, no? Ho fatto l'arbitro, intuizione. Ho intuito perché io la partita mi pare se era. Non te lo ricordavi? Non mi ricordavo della rete spaccata, non me lo ricordavo. È successo proprio questo. Però, e non è questo. E allora se non forza. Questa è la domanda vera. Beh. Che cosa è successo di clamoroso? Hai vinto. Due minuti dopo il rigore di Passarella. Una cosa clamorosa che trattandosi della Juventus capita difficilmente. Che te ne ha dato un altro rigore? Quasi. Volete, guardate il filmato. Guardate il filmato. Col filmato è bellissimo. Che è semplicissimo, semplicissimo. Vediamo un po'. Cioè non allora. Ha dato un rigore. No, gliel'ha reso la Juventus. Esatto, Sonia, esatto. Guarda che guarda che era gol tutta la vita, perché era entrato la vita. Cioè fallo nettissimo. Rigore non da... Questo è gol. Questo il è gol era perché dentro, sì. La palla era dentro. Niente da fare, tutti protestano, tutti se la pigliano. Nulla, niente nulla. Da c'è nulla. Fare. Ma tutti se la pigliano in... Tipo in il gol di Muntari, respinto da Zoff un metro dentro. Più o meno. Bellissimo. Quindi, rigore... 1-1 gliela dato. Che sfonda la porta. Che sfonda la porta e quindi tutta la discussione. È un gol non dato. Gol non dato, il tutto con la Juventus come protagonista. Direi che meglio come viatico non potevamo fare per sabato prossimo. Ma però attenzione. Ma è finito il campo c'era, in campo c'era un signore che si chiama tuttora, ma non c'è più a Firenze, Daniel Passarella. Ma Daniel Passarella era uno che andava anche con il ditino sotto il naso dell'arbitro. Passarella era un signore nello spogliatoio, si tremendo, faceva rispettare e in campo faceva rispettare la Fiorentina. L'ho conosciuto Passarella. Daniel Passarella. Ora non so se dico uno dei miei sfondoni, perché tu lo sai, io sono un pazzo. Ma quell'anno lì, questa era Coppa Italia, giusto? Sì. Ma in campionato può darsi che avevi vinto anche in campionato? Ora io non chiamo Stefano Borgi, lo chiamo, lo posso chiamare? Stefano, mi dai conferma via WhatsApp eventualmente? Sì, WhatsApp si può dire. Sì, se sì.
mi ricordo bene, grazie, combinazione di servizio, manda, che se me lo manda e dice che ho vinto, ho vinto io. Vedete, eh? Vedete come è aperta. Vabbè, allora è stato giù la mia, io mi dia le risposte prima. Ma non lo so. A proposito, Gabriele, da casa, scarica tutto quello che hai tenuto in serbo. Intanto Giorgio ha parlato Vincenzo Montella, si è un po', se vogliamo, difeso, anche perché ha detto dopo la partita vinta 1-0 col Perugia, dateci e datemi tempo di lavorare per me e per la Fiorentina. Un allenamento con tutta la squadra insieme non l'abbiamo ancora fatto e non lo faremo nemmeno nei prossimi giorni. Clima Juventus, è presto per pensarci intensamente. Allora, guarda, l'avevo preparata e avevo scelto di non mandarla in onda, però mi fa girare le scatole questa dichiarazione di Montella. Molto. Perché non puoi... Aziendalista, fast, ma datemi tempo. No, ma paraculaggine. Perfetto. Scusi, scusate. Perfetto. Ragazzi, teniamo conto che Pedro l'hai preso a 2 ore prima della fine, ora più o meno, del calcio mercato. Sì, è chiaro che l'hai squadra ci ha giocato poco, ci ha lavorato poco, diciamo, con la squadra al completo. Però, dai, anche dopo... Tesoro, è l'ultima, è l'unica cosa che ti poteva dire. Certo, che però dire, si è arroccato dietro, cantiere aperto, a cielo aperto. È l'unica attenuante di Montella, questa, sai qual è? Quella di avere avuto un calciomercato che è finito il 2 di settembre. È roba folle. Scusami, pazzesca. Che della partita contro il Genoa, se non sbaglio, lui a fine partita ha detto: non abbiamo saputo reagire. Guarda, ti faccio vedere le frasi che ha detto dopo Fiorentina-Napoli. Grazie, Massimo. Appunto. Bisogna puntare sui giovani, dopo Napoli, Sì. Anche se perdi qualcosina in termini di esperienza. E lì mi posso... Dopo Genova, dobbiamo crescere nella partita, specie per quanto riguarda l'equilibrio. Chi lo deve dare l'equilibrio? No, ma fa anche un discorso: ci siamo persi nelle difficoltà, non abbiamo saputo reagire. La frase. Cioè, hai fatto delle bischerate, anche frase, te, così siamo tutti più tranquilli. Perché dopo l'hai fatta il Napoli, partita, quindi scusa, era una frase, ti puoi fare addietro giovani. Questa è la solita ipocrisia degli allenatori, sì, che dai, se vinci sei un fenomeno, sì, se perdi non ammetti perché hai ma perso. La frase dopo il Napoli era una frase che veniva dopo un'arrabbiatura, perché lui per motivi extra del rigore è venuto giù in sala stampa arrabbiatissimo, prima alle televisioni e poi in sala stampa, te lo ricorderai Stefano, era arrabbiatissimo per quanto riguarda l'arbitro e quindi il VAR e tutto il resto. Quindi te lo apro, dopo... gli arbitri sì, ce l'aveva con tutti, ma esattamente. Però poi dopo a un certo punto cercò di dire sì, l'esperienza eccetera, e cioè no, i giovani bisogna puntare su questi. Ma lì per lì io credo non avesse ben precisa la situazione, era molto anche perché arrabbiato, non sapeva se era... De Paul sarebbe arrivato o meno, quindi il mercato era ancora aperto. Sì, ma anche insomma, cosa ti doveva dire? L'attenuante, scusami, tanto, il giovane aveva giocato bene, ma qualche ingenuità, quello che vuoi, prima, ma nel complesso aveva giocato bene. L'attenuante che lui ha è questo mercato folle che è finito troppo tardi. Che è finito il 2 di settembre, quando ormai erano già state giocate 2 partite di campionato. Io credo a ragion veduta su quello. Per tutte le squadre, per credo tutte sia delle squadre. Ma sì, problema per tutti. Per la Fiorentina è un problema maggiore, perché la Fiorentina era quella che doveva ricostruire dopo l'annata che ricordiamo. Però se ricordate... Però nell'annata che ricordiamo, Vincenzino ha fatto un punto in 8 partite, sì, no, ma... 7-8 partite. Ho vinto oggi con Perugia. Scusa, vinto Sonia, anche voi in Monza. Sono due cose diverse. E che cosa sarà? Ragazzi, un conto è vincere le partite in campionato, è un po' che non vinci. Sì, no, è ma quello è, sì. Ma lascia perdere la stagione passata. Il problema, proprio perché c'è stata quella stagione disgraziata che è finita col cuore in gola e va bene. All'ultimo minuto dell'ultimo te dovevi, avevi la necessità di ricostruire, quindi avresti dovuto avere un mercato fatto in anticipo. Allora perdonami Sandro, certo. Tu avresti preferito un'uscita alla Sarri? Che ha preso, si è chiuso in uno spogliatoio e ha litigato con Paratici perché gli sono rimasti sul groppone determinati giocatori. Tu Montella, cioè avresti preferito Montella che pigliava Pradè e diceva ma hai dato una squadra troppo tardi? Ma sono cose diverse Giorgio, perché Montella avrebbe dovuto avere i giocatori che sono arrivati prima. Però su questo bisogna dare anche un alibi a Pradè, che lui è diventato esecutivo Pradè, il 3 luglio però. Allora diciamo che forse non mi sono spiegato bene. Non dico che, sì, Pradè magari ci ha messo anche del suo di andare a prendere i giocatori tardi, Ghezzal per esempio. Ma Ghezzal è l'alternativa addirittura a Oden, che era l'alternativa del Paolo. Ho capito, ma lo potevi magari, se lo dovevi prendere Ghezzal lo potevi prendere prima. Ma io me la rifaccio non tanto con Pradè, non solo con Pradè, ma anche con il regolamento,
che vabbè, non ti può consentire, c'è... mentre in Inghilterra è finito l'8 agosto il calciomercato, perché da... qui in Italia deve finire un 25 giorni dopo. Comunque me la prendo. Sono i procuratori che non sono è vero, la non rovina è... del calcio sì, italiano. Però Stefano, non è vero che sono stati penalizzati, sono state penalizzate le altre squadre alla pari della Fiorentina. La Fiorentina è stata penalizzata di più perché doveva ricostruire e quindi ha avuto... Non è colpa di nessuno lì, eh? Più che ricostruire doveva vendere 65 giocatori. Però se te facevi giocatori. Il calciomercato, lo facevi finire l'8 di agosto, avevi più tempo. Però io vi riporto... Sì, però se aveva tempo per farla la squadra, perché se si dice che ragazzi, il 3D è arrivato i primi di luglio, ragazzi... Il 3 di luglio è diventato... E ha avuto... Però voi sapete che il mercato, però, il mercato estivo diciamo si che fa male. Però diciamo che certe accelerazioni che te hai fatto... Il primo di settembre, se Sandro, fosse però, finito il mercato su una cosa bisogna essere onesti. Quando Pradè in conferenza ci disse io il mercato lo faccio dal 10 di agosto, di fatto ha mantenuto la parola, perché dal 10 di agosto in poi è logico e normale che i prezzi si vanno a mediare, quindi lui ha avuto poco tempo. Da quel punto di vista non è stato mediato nulla, perché come vedi gli obiettivi che lui aveva l'8 di agosto o prima del 10 di agosto sono rimasti, obiettivi sono rimasti lì, De Polo è rimasto lì, Rafinha è rimasto lì, chi c'era ancora? Politano è rimasto lì e l'altro su Politano. Sandrino Bennucci, ti voglio bene e ti adoro. La Fiorentina rispetto all'Inter voleva o non voleva Politano, alla Juventus che ha la forza di bloccarti il mercato anche se tu non lo sai o non te ne accorgi. Che blocca il mercato del Sassuolo, che può bloccare il mercato di un'altra squadra perché a te non ti danno Chiesa, anzi te l'avevano promesso e poi non te lo danno. Queste sono, la Fiorentina era in quella situazione una squadra ultra debole, Stefano, e non poteva fare altro. Ti adoro perché è la prima volta personalmente che sento questa chiave di lettura vera data per spiegare il ritardo del mercato della Fiorentina. Tolto Chiesa dal mercato ufficialmente, i meccanismi del mercato hanno fatto sì che la Fiorentina venisse penalizzata. E oltretutto, anche perché era un perché tutti sapevano che cercavano un giocatore così. Il giocatore prima all'Inter, che poi è stato colpa di Conte che ha detto preferisco spendere altre cose. Poi alla Juve, contratto fatto, 5 milioni a lui, 70 milioni alla Fiorentina, non se ne fa di nulla. Stefano, accetto la tua, diciamo, una bella lettura, di lettura, una bella lettura per il 65-60%, perché poi in Italia ti hanno bloccato, ma te potevi andare a prendere all'estero. Ti ribadisco, ti ricordo. Rafinha perché non l'hai preso? Hai iniziato il mercato ammettendo che avevi da mandar via 65 giocatori inutili al progetto. Beh, certo, ma quello te l'ho detto prima. Io ti ho detto che Pradè era stato preso dalla necessità di dover piazzare tanti giocatori e probabilmente ha perso di vista l'obiettivo. Ha perso tempo, Sandro. Allora io te l'ho detto prima. Se ricordo bene temporalmente i fatti, può darsi anche che mi sbagli, che mi si accavallino i giorni. Prima di fare il primo acquisto è stata una telenovela lunghissima a cedere Vertù, che è stato il primo incasso che la Fiorentina voleva fare. Sì. Ricordo che tra accordo amministrativo tra Fiorentina e Roma e c'era anche il sarà Napoli, contabilizzato il prossimo anno, ma la Fiorentina può mettere a chiudere il proprio bilancio 16. 26 milioni in questo esercizio, non sì, so sì, per quale alchimia è così. Fatto per tu, improvvisamente ci siamo cominciati a muovere bene. Un acquisto, due acquisti, quello, poi magari qualche cessione, un altro acquisto, Boateng e compagnia. Ti sono rimasti sul gozzo giocatori che ti pesano tanto. Se ne vendesse, ti liberavi anche di quei quattro mercenari, può darsi che a De Polle ti avevano chiesto 40, non se ne è fatto di niente. Poi ci siamo riattivati, 33 più 3, 28 5, più 5, 28 33. Più 5, se ti avessi liberato Dabò, Essenic, Terò e il quarto chi era? Cristoforo probabilmente... Quanto vuoi? Cinquantino, eccolo lì, visto che sì, per il signore però quello... Rocco Gomez, dai 50 l'Udinese, prima, nella
Te lo portano con un fiocco. In motorino te lo è portano. È chiarissimo. No, lo stipettaio accanto alla sede dell'Udinese prepara il panno rosso, se lo srotola fino all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Ascolta. Ci caricano con una carriola de pollo, vale incartato, il discorso... lo caricano e ce lo buttano a Firenze con il paracadute. Vale il discorso che ti ho fatto prima, cioè... Te è verissimo che prima hai pensato a vendere quello che dovevi vendere, che è Beretù, ma è proprio lì che Pradesi è concentrato, cioè sulle cessioni. E quando è riuscito finalmente a tirarsi fuori almeno uno di quelli che doveva mettere, di quelli pesanti intendo dire, che doveva mettere sul mercato, ha cominciato poi anche a prendere. Ma è proprio lì il punto. Lui non si è concentrato tanto sugli acquisti, tanto si è concentrato su tutta quella... Ma è stato sincero, te l'ho detto e l'ho fatto. Mettere. Te l'ha detto, la domanda la feci io. Quando possiamo dire ai poveri tifosi viola che vanno a Moena che si pupperanno la Fiorentina solo per una settimana e si pupperanno il settore giovanile per la seconda? Vogliamo dargli un po' di incentivo? No. Mentre io finivo la domanda, stava facendo così, come i cagnolini dietro le macchine. Così gli acquisti dopo il 10 d'agosto, cioè vuol dire che quelli... Acquisti. I bravi tifosi, quei pochi centinaia, pochissimi migliaia che erano a Moena, si sono puppati. Non a caso, anche perché non a caso Moena ti ha chiesto poi 800.000 euro. Guarda, a caso Moena ti ha chiesto 800.000 euro. Guarda come poi faccio a nominare Sonia. Hanno messo mal di pasta sulle maglie, gli daranno la busterellina di quello che hanno preso i premi. Anche perché sti. Anzi, gliel'avranno già portata e già la cosa tutto è finito. Ci siamo lamentati. E hanno rinnovato Moena per i prossimi 3 anni. Ci siamo lamentati. Maglietta. Sì, mettendo la Moena, Val di Fasso sulla maglietta. Ci siamo lamentati. Anche sul mio computer c'è Val di Fasso. Per conto di più. Anni ed anni della poca chiarezza dei Della Valle, dicendo le frasi alle grandi siamo vittorie, il regalo per Firenze, tutte quelle boiate. E invece Pradè è trasparente. 10 d'agosto devo vendere tutti. 10 d'agosto, io volevo questa trasparenza. Commisso ti dice vado a vedere le ragazze, vado a vedere la primavera, faccio questo, faccio quell'altro. Io gli sto dando credibilità perché quello che ha detto sta facendo. Io quando incapperanno nel primo non ciampo, Gabriele, sono il primo è la cosa che io ho registrato 2 giorni fa parlando con Commisso. C'è rimasta ancora nella Fiorentina qualche incrostazione della Valdiana. Diamo di tempo 6 mesi, capiranno. C'è rimasta chi fa qualche incrostazione della Valdiana dentro la Fiorentina. Ah. C'è rimasta. La leveranno con calma. Però è quello che ti ho detto, l'impressione che ho ricavato io. Cioè, questi sono trasparentissimi. Trasparentissimi, sono però americani, ragazzi. Sono con americani. Grande, sono americani. Però poi. Quando si sono fatti un'idea che se te gli servi, bene. Ciao. Se non gli servi, arrivederci e grazie. A gennaio sta a far menate, eh? Cioè, in si è America detto che lui non ha funziona... mai licenziato, credo, nessuno, il suo dipendente. Non ha in America capito. Non però, funziona capito. Neanche, se, causa, neanche Montella, il sindacato. Fa star male, lo capito? Licenziato. Lui mi ha detto, perché ho detto io faccio il sindacalista dei giornalisti, dice ecco no, detto, noi... Non ci parlo più? No, no. Ha detto che nella sua azienda, nel Mediacom, il sindacato non, non c'è. Serve. Non c'è. No, non anche, c'è perché, anche perché in America i sindacati, dopo che fecero quello sciopero dei controllori aerei e la mattina dopo c'erano tutti gli ufficiali dell'aeronautica al posto dei controllori aerei, sciopero i sindacati però, in America si però, sono dati... Via. I giocatori dell'NCL di hockey hanno tenuto fermo sì, il campionato. Quello è un altro, quello è un altro è sempre un, sindacato è. Sempre sindacato è. Però sindacato no. Ragazzi, io di fare il commercialista e ragioniere mi sono stufato. Cioè, l'ho fatto per 5-6 anni con i Della Valle. Ora finalmente a Firenze parla di calcio. Castrovilli, quello e l'altro, spostiamo quello, ma perché non si compra quello? Finalmente, sì, parliamo si sta più di calcio. A guardare il ma guarda, parliamo anche di noi stessi. Voglio dire, fino c'è migliorata a, la vita a un po' di mesi fa, io sono di Madrid. Io avevo soltanto... dei problemi se rimanevano Della Valle certo. A fare regolamento. Veramente, la signora Sonia Anichini dopo essere stata a Pietro Nabuoni, andare a fare regolamento Della Valle, zona, ammettilo. No, la signora, no. La signora Sonia Anichini e io eravamo costretti, parlavamo solo dei Della Valle, non si parlava dei giocatori. Cioè, ma con l'Ulgera ne parlavi, perché alla Fiorentina gli si vuole bene come una bambina.
Ora invece io sto benissimo. Perché c'è sempre stata l'equazione: se tu non volevi bene a loro, non volevi bene alla Fiorentina. No? La cosa era molto diversa, tanta Firenze gente l'ha capita, alla fine qualcuno non entrata. L'ha capita, però ti posso garantire che tanti di quelli che in maratona fischiavano alla curva, vedevi certo. che sbavano dietro commisso, a me mi verrebbe voglia certo. di volarli di sotto. Ma io infatti, siccome non io non mi nascondo... Non si può, però posso dire... Io non mi nascondo, mi ritengo probabilmente forse il più giovane vintage della storia, perché anche quando c'era questa, diciamo, querelle tra curva e maratona, io di fatto... Figurati come vivevo io, te ecco, lo lascio immaginare. Io invece pensavo solo una cosa... al campo, io guardavo il campo, a me di tutto per non me l'ha mai fregato niente. Passavo voglia di guardarlo negli ultimi una cosa della però, Sonia ve la posso conta raccontare. Il risultato. Attento. Dice aiuto. In casa mia, diceva quando la Fiorentina era in trasferta e magari si tornava perdenti, dice sì, lascia perdere, in casa mia ci voleva l'esorcista. No, io sì, negli ultimi tempi però nemmeno più quello, capisci qual è la cosa grave? Loro c'è che ci avevano così annientati, non ti colavi nemmeno più se tu perdevi. Io ero in uno stato Gabri da casa, vai. Catatonici. Ci scrivono, sollevando l'argomento anche modulo, volendo per sistemare il centrocampo bisogna giocare a tre dietro, se no soffriamo sempre. Grazie, chi è questo amico? Non si firma, Gabriele. Non si firma? Questo fenomeno. Fatti mandare. Fatti manda no, 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 ce l'ha il mio numero, Gabriele. Ti fai mandare l'Iban che gli faccio un modulo. No, è così, devi giocare a tre, punto. Pezzeglia, Miljenkovic e Caceres, fine. Ma non lo so, io di tattica io non capisco assolutamente nulla. Io mi tiro fuori dalle mani. Ah, a proposito, mi ha scritto Stefano Volgi. Facciamo un po' di colore. Dice, tutto giusto, quindi, quindi si è vinto due volte il campionato, quella volta lì. Per il resto aggiungo che hai più C, che credo sia coraggio. Coraggio, certo. Coraggio che anima. Si prega di leggere tutta la platea. Ciao Stefano, un bacione. Tirare così grande fuori Stefano, veramente la storia. La storia del pallone che risponde alla mancano 3 e 10 devi dare 10 secondi tutto no quello che devo vuoi. Ringraziare Ettore Centanni e il settore tecnico di comunicazione della Fiorentina perché oggi è arrivata una bella notizia la Fiorentina mi ha anticipato l'esame a cui io dovrò sottostare faremo una diretta della prima partita del campionato Under 18 Fiorentina-Genoa domenica prossima al Bozzi in diretta bella sul lì. Canale 196 la squadra e di se Aquilani. Supereremo ovviamente la esamineranno, la guarderanno, la opinionizzeranno, la valuteranno tu spero sarai di passare, la, spero tu di passare sarai l'esame la voce ufficiale, la televisione ufficiale Calderon, Caselli è sottoscritto in tre con due telecamere, il massimo dell'apparato tecnico trionfone. Nostro se superiamo l'esame ci fanno fare il campionato Under 18 in esclusiva tutte non le domeniche, dentro e fuori, a Canale 196. Non è male, non è grazie male. Mille. Non e è se male, parte non anche è male. La Fiorentina giovanile... Non è male, non è male. Credimi, non è male. Non ripronuncerò quella famosa frase, perché poi arriva no, il giornale, dire, arriva dire, la radio... Non la dire, non la dire, non la dire. Prima o poi... Non la vabbè, dire, non lo non dico. Dire. Sandro, invece, in chiusura, devi ricordare due colleghi. Allora... avremmo dovuto farlo venerdì scorso, ma non ce l'abbiamo fatto. Invece è un tifoso della Fiorentina, uno che scrive anche, che scriveva ai giornali, perché era il cronista di strada. Ecco, si chiamava Pierluigi Giannini e io l'avevo trovato quando, conosciuto, quando era ancora alla Nazione, perché scriveva le lettere alla Nazione, ci dava le dritte, ecco, e poi era un grandissimo tifoso della Fiorentina, aspettava le mie pagelle, ora su Firenze Post, per scrivere e quindi anche infamare quello che scrivevo io. Pierluigi è mancato e quindi voglio dire ci è mancato molto, manca anche ai lettori del mio giornale, i suoi commenti erano veramente pungenti non solo sulla Fiorentina ma anche sulla vita di Firenze. L'altra persona che è mancata è un collega che da 53 anni scriveva di Fiorentina, si tratta di Giampiero Masieri. Collega che per me era un gigante, io lo vidi quando avevo 16 anni, arrivava alla Nazione e lui proprio quell'anno 1966 venne assunto, era collega, lo chiamò Enrico Mattei e nel momento dell'alluvione a Firenze disse per fortunato te perlomeno vai dietro alla Fiorentina ti potrai fare una doccia, questa fu la frase di Mattei. Masieri era un collega che scriveva benissimo, aveva una capacità di scrittura eccezionale, c'è magari chi lo criticava perché non aveva, magari dal punto di vista tecnico, non rispondeva ai tifosi, alle loro attenzioni, eccetera, però era uno che ti
faceva leggere, ti faceva vivere la partita scrivendola. Che è quello che dobbiamo fare noi. E è mancato e quest'anno per la prima volta la Fiorentina non ha più avuto, perché anche in pensione, anche da casa, lui comunque continuava a lavorare e voglio dire un ricordo molto 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 grato per quello che ci ha insegnato e per quello che ha dato anche alla Fiorentina e per il valore che ha dato anche ai giocatori della Fiorentina scrivendo le sue cronache. Grazie Sandro. Grazie, per Sandro. Il ricordo di questi due illustri personaggi del mondo viola. Chiudiamo qui questa serata. Sicuramente venerdì prossimo sarete meno sereni, ve lo dico, molto meno sereni. Stefano Ballerini, ciao, grazie, ci vediamo, grazie, venerdì. Forza Matteo Berrettini, fra un'ora e un quarto c'è Nadal, semifinale di US Open a Flash Meadows in America. Non ho capito. Volevo fare un salutino anche a Brio. Tifoso viola. Sto dicendo questo. Io volevo fare un saluto a Sergio Brio. Non ho capito perché, essendo conterraneo, essendo di qui, abbia detto è nato a Roma, è tifoso della Fiorentina, c'è qualcosa che non funziona. E c'è qualcosa non che non funziona nei suoi tifosi. Cordiali saluti a Brio? Cordiali saluti, molto cordiali. Buonanotte a Stefano, venerdì prossimo? Assolutamente sì. Gabriele, grazie. Sabato dopo la Fiorentina. Sabato dopo la Juve, grazie. Ciao a tutti, buonanotte. A venerdì prossimo Sonia Nichini. Arrivederci a tutti. Seguitela su Firenze Viola, la signora in viola. Grazie a Sandro Bennucci, Firenze Post, sempre e comunque. Gabriele Taverni, impostazione Mail e News. Ciao Gabri, ci vediamo. Ci vediamo domenica prossima. Grazie a tutti e buonasera. Domenica quell'altra, domenica, questa sì, domenica sì, noi saremo fermi, sì, visto che c'è la concomitanza con l'Italia. Grazie, 80 secondi di ritardo, scusate. We'll be right back.